Certo che quando faccio degli ordini li faccio tutti assieme e poi i video li pubblichiamo uno dopo l'altro. In corrispondenza di quando ho preso la sedia, il giorno dopo ho fatto quest'ordine. Spinto ovviamente dalla grande curiosità provocata dalla pubblicità e da tutte quante le inserzioni con questo prodotto, ho detto: va bene, facciamo tutti i grandi acquisti questa settimana e proviamolo. E quindi è arrivata anche questa scatola. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. La scorsa puntata ci siamo lasciati con questa nuova sedia e devo dire, più la uso, più mi trovo bene. Ma oggi, come ho detto prima, spinto dalla curiosità da tutte quante le pubblicità, ho voluto provare anche Level Up, il gaming booster. No, non è un componente per il computer, ma è un componente che viene ingerito dentro di noi. Potete seguirli su tutti i social taggandoli con hashtag Level Up. Ma sì, perché no? Quindi direi di non perderci oltre e di aprire la nostra scatolozza misteriosa. All'interno troviamo questo cuscinetto d'aria, la nostra polverina magica che abbiamo ordinato, in questo caso il Mango Crush, no, Mango Kush, non Crush. Ho preso questo perché io adoro il mango e sinceramente mi ha ispirato veramente. Non c'è bisogno che aggiunga cos'altro mi ha ispirato. Poi all'interno sempre della scatola troviamo anche il nostro shaker militare ed infine all'interno della scatola troviamo altre 5 bustine di prova. Bella però la scatola, così arancione mi piace un sacco. Abbiamo un codice sconto che ovviamente non vi faccio vedere, le istruzioni su come preparare la nostra bevanda e un opuscolo del VIP Club che ti fa vedere un po' tutti i premi e tutti quanti i vari punteggi. Certo che però per avere tutti quei punti lì ne devi spendere di soldi sul sito, eh. All'interno del sacchetto di prova troviamo 5 sample, 5 gusti di prova, tra cui Strawberry Kiwi, il Nuclear Edition, che anche questo mi ispirava moltissimo, ma ho preferito il mango, l'Ice Tea Peach, il Blueberry Cocos e il Triple Green. Siccome il mixer è nuovo nuovo, direi di testarlo subito. Vediamo se tutta quanta questa pubblicità alla fine mi può convincere. All'interno del nostro tubo abbiamo 40 porzioni con annesso dosatore per infilarli dentro qui. A basso contenuto di zuccheri, 250 grammi di caffeina e ovviamente save money. Come si prepara? 8 grammi, 500 ml di acqua e poi si shakera. Consigliato ovviamente di non superare gli 8 grammi al giorno. Io direi di provare subito la Nuclear Edition, perché anche questa era una di quelle che mi aveva ispirato. Il dosaggio è scritto già direttamente qui, quindi stappiamo la nostra acqua fredda e riempiamolo. Apriamo la nostra bustina. Ecco fatto. Buono l'odore, mi piace. La versiamo qua dentro, cercando di non disperderla nell'aria, possibilmente. Chiudiamo, ecco qua, e shakeriamo. Direi che abbiamo shakerato più che abbastanza. Assaggiamolo. Allora, il sapore è sicuramente particolare. Il sapore non è male, ma non riesco a capire che gusto sia il Nuclear Edition. In ogni caso, è sicuramente molto buono. È qualcosa di particolare. Almeno con questi quattro ho già un'idea di cosa vado a bere. Questo qui è stato totalmente un mistero, però sinceramente sono contento alla fine di aver preso il mio Mango Kush. Quindi, visto che la dose consigliata è solo 8 grammi al giorno, direi di non sforare troppo e provare il nostro Mango Kush domani. È passato un giorno intero e ho cambiato maglietta e ne ho messa una verde perché in altri casi con il green screen questa cosa non la potrei mai fare. Quindi oggi andiamo ad assaggiare il Mango Kush. Apriamolo, ecco qua. Comunque già le confezioni, ammetto che all'inizio pensavo ok, sono belline, però non mi sento di tenerle esposte in casa. Però i disegni sono veramente belli, la confezione è molto carina a modo suo. Sentiamo l'odore. Ah, giusto, c'è un'altra protezione qui. Ecco qua. Ok, l'odore è ufficialmente
mango, ma proprio di quello buono, quello che piace a me. E la polverina, come potete vedere, è tutta qui. Certo che mi aspettavo fosse un po' di più, però vabbè, la porzione è quella. Prendiamo il nostro misurino, quindi versiamolo qua dentro. E ora versiamo la nostra acqua. Chiudiamo e diamo una shakerata. Per questo ho un buon sentimento. Mentre il nuclear effettivamente non sapevo cosa stavo andando a scegliere, con questo subito c'è stato l'amore appena l'ho visto. Direi che l'abbiamo shakerato più che abbastanza e assaggiamo. Ok, rispetto al nuclear, questo si sente il mango, capisco che effettivamente è mango più il secondo ingrediente che preferisco non dire perché YouTube poi magari si offende, però il sapore è veramente buono, anche se devo essere sincero, l'unica cosa che mi fa strano, magari è una cosa mia a livello proprio di gusto, l'odore è meglio del sapore, però magari sono io, quindi in sostanza... Quindi per meno di un euro abbiamo un energy drink che possiamo rifillare quando vogliamo. Anche se pagando quei 10 euro di più ottieni come primo box sia il mixer, sia la polverina, sia anche i vari sapori da assaggiare. Ieri effettivamente mentre lavoravo ero lì che pensavo effettivamente avrei voglia di assaggiare anche un altro gusto, però ovviamente stavo lavorando, non è che potevo mettermi lì a prepararlo. Ci tengo tra l'altro a sottolineare che questo video non è assolutamente sponsorizzato da Level Up, era una mia curiosità personale che volevo sicuramente togliermi. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!